grazie a voi per l'ospitalità. Fa molto piacere che anche a Scordia sia rinata la FUCI, un'associazione ecclesiale che da più di 100 anni si sforza di testimoniare la bellezza dell'incontro tra la fede e la cultura in ambito universitario, che da più di 100 anni forma intere generazioni di studenti universitari. È un bel giorno di festa e speriamo quindi che la FUCI a Scordia possa formare ancora e possa dare tanto agli universitari siciliani. Ecco, il vostro supporto a livello nazionale a questi ragazzi qual è? Non mancherà, noi verremo a incontrarli nelle assemblee regionali, verremo a incontrarli ogni volta che ci chiameranno, ci faremo sentire, sicuramente daremo un bel segnale. Tu sei un toscano ovviamente. Sì, forse il mio accento tradisce la mia provenienza, sono un toscano di Lucca precisamente. Sì, per noi è stato importante, è stato anche, abbiamo voluto creare la FUCI anche a Caltagirone proprio perché abbiamo notato che mancavano luoghi di aggregazione, di incontro dove i giovani universitari potessero confrontarsi. L'università da sola non può fare nulla, abbiamo voluto dare un'anima agli studi universitari perché sinceramente stavano diventando un vero e proprio esamificio e quindi volevamo in qualche modo dare un'anima agli studi e ci stiamo riuscendo. Sono contento che anche sia una realtà che si stia diffondendo molto in Sicilia, a Caltagirone, nel tutto il comprensorio. Allora, Dulcis in fundo, Eugenio, insomma ti abbiamo lasciato per ultimo ma per dovere di ospitalità, visto che sei il presidente locale della FUCI, ma soprattutto sei il motore, diciamo, di questa iniziativa. Oggi un confronto importante, ma soprattutto l'attestazione che la Chiesa, i giovani della Chiesa, hanno un'anima da spendere per i loro colleghi. Sì, dobbiamo dire che la FUCI è una federazione che permette l'aggregazione giovanile e anche, diciamo, un terreno fertile di confronto con le varie società, con le varie associazioni nazionali e su quei temi che più, diciamo, interessano noi giovani. Anche qua a Scordia abbiamo cercato di dare un taglio culturale alle nostre iniziative. Vedi, ad esempio, la Settimana della Cultura che abbiamo fatto l'anno scorso, che è arrivata alla 14ª edizione, ma praticamente per Scordia mi pare che fosse era la prima volta che si facesse un'iniziativa del genere. E oggi siamo qua in uno, diciamo, dei posti più significativi per la cultura scordiense, è un convento che veramente ha fatto qua la storia e sono contento che la prima assemblea regionale si svolge qua proprio a Scordia, che è uno dei gruppi più nuovi del comprensorio siciliano. E il tema di oggi sarà la democrazia e le forme di partecipazione, proprio perché il nostro intento è quello di coniugare i temi che sono specificamente diciamo di attualità con quelli che sono poi i veri temi della fede, no?